Ciao a tutti quanti, bentornati sul canale di Buffera TV, io sono sempre il vostro Jason. Allora, finalmente ci siamo ragazzi, è stato annunciato, ovviamente, la data e l'orario della conferenza di Microsoft che si terrà domenica 13, come potete vedere qua in sottofondo, alle ore 19 italiane. La colosso case durerà 90 minuti, quindi un'oretta e mezza. E da quello che stanno dicendo i publisher, stanno dicendo che comunque la conferenza sarà piena di titoli e world premiere. Quindi molto. Tanto spasso ovviamente a Halo Infinite e Starfield, le due IP più annunciate in questo periodo, e anche a Forza Horizon, se sicuramente ci sarà. Ma lo showcase che me l'ha potuto essere qui, Thor Into The Box e Bethesda Game Showcase. Quindi è ufficiale, Xbox e Bethesda faranno un cover insieme. Considerando che comunque Bethesda è stata acquistata da Microsoft e i suoi vari studi interni, quindi secondo me ha anche molto senso fare una cosa unita. Questo legame è importante per il futuro, ma è importante attualmente ora, perché ora abbiamo la possibilità di avere anche più esclusive da parte del brand di Bethesda, e quindi non vediamo l'ora, ad esempio, di questo Starfield, che 90% da quello che dicono sarà esclusiva di Microsoft, quindi dovrebbe uscire su Series X, One non so se lo faranno, e sul PC e nel Game Pass al lancio, ovviamente se gli accordi di Bethesda arrivano che anche i loro prodotti siano nel lancio nel Game Pass, bisogna vedere. Su Halo Infinite c'è tanta attesa, perché comunque deve dimostrare i muscoli di questo anno di attesa e di questo slittamento annuale che dovrà essere già al lancio di Series X a novembre 2020 Halo, e purtroppo è stato rimandato. Quindi devi mostrare i muscoli di quello che hanno fatto 343 in questo anno. E, naturalmente, Forza Horizon 5, che ho vociferato non so da quanto, ho pure sparato il mese di uscita a settembre di vari insider, e secondo me può essere molto veritiero, secondo me se l'hanno pure preso. Di solito Horizon sarà a settembre-ottobre, quindi ha anche molto senso. E comunque è una conferenza molto attesa, ragazzi. Stiamo parlando della conferenza più grossa oltre quella di Nintendo presente all'E3, perché Sony, come saprete, a parte lo showcase che terrà stasera di Horizon, non parteciperà, ecco. Quindi magari Microsoft ha le carte pulite libere, però questa cosa succede molto spesso, che le carte libere, e purtroppo non se le gioca mai bene. Quindi speriamo che stavolta sia la volta buona, speriamo che l'autunno sia ricco di titoli per Microsoft, che sia ricco di titoli da parte di Bethesda, e che sia un importante autunno per il Game Pass. Detto ciò, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video informativo. Ciao a tutti, un massimo pubblico, ricordatevi di seguirci tutti quanti, salve.